Spesso decidere da soli, non confrontarsi con nessuno, non accettare consigli può mandarci in rovina. Abbiamo la presunzione poi di credere che il nostro pensiero sia giusto e universale, negando a chiunque ne abbia un altro di entrare a far parte della nostra esistenza. Ci convinciamo che siano gli altri a essere nel torto e che siano stupidi nel non comportarsi come noi. Li etichettiamo poi come non indispensabili. In realtà stiamo diventando solo più soli, più tristi, odiati, stressati, depressi, malinconici esseri che camminano senza sapere che cosa vuol dire sorridere, intenti solo a controllare che ogni gesto sia perfetto e che venga eseguito nell'esatto modo in cui lo eseguiamo noi. È in questo modo che si va alla deriva, sempre se non riusciamo in qualche modo ad accorgercene prima di morire annegati. Estratto da Noi oltre i confini del tempo.